Ok ragazzi, ciao a tutti, ben trovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella e mettete un like se questo video vi piace. Ma tutto questo lo vedremo dopo la sigla. Artlist.io. Ok ragazzi, eccoci qua. In questo episodio volevo parlarvi di un rapporto di qualità tra diversi dispositivi. I dispositivi che ho preso in considerazione sono sostanzialmente quattro dispositivi. Sono dei regolatori di carica con tecnologia MPPT che ho pensato di mettere a confronto per farvi e farmi anche a me rendere conto delle differenze che ci sono tra regolatori comunque di qualità e regolatori commerciali. In questo caso ho recensito il regolatore della DS-Tech da 30A, il regolatore MPPT. Per fare questo, avendo l'opportunità di poterlo fare, ho messo diciamo in paragone questi quattro dispositivi, tra i quali anche un Victron, il modello 1230, quindi il modello diciamo 12 volts, 1224 fanno tutti e due, e 30 ampere massimi. Come vedremo dopo, ho messo praticamente a confronto questi dispositivi con lo stesso impianto solare, quindi con lo stesso pannello solare, del quale ho fatto una recensione in qualche video indietro, se vi interessa potete andare a guardare. È in sostanza, come vedrete dopo, un pannello solare portatile da 200 watt, uno dei pannelli più economici che ho trovato in rete, anche per fare delle differenziazioni di prezzo, per vedere un attimino anche lì che tipo di qualità possiamo avere spendendo poco più di 100 euro per un pannello solare. Ma chiusa questa parentesi, andremo a vedere tutte le caratteristiche del DS-Tech 30A MPPT e andremo a vedere anche alcuni dispositivi che mi hanno inviato, tra cui il display esterno e il dispositivo Bluetooth per inoltrare il segnale Bluetooth del regolatore. Detto questo, andiamo a vedere di che cosa si tratta e facciamo queste considerazioni insieme. Adesso vado a staccare i pannelli solari, positivo, negativo, che ovviamente non sono collegati, anche i due fili della batteria ho già provveduto a staccare il fusibile, quindi non sono alimentati, è importantissimo. Rimuoviamo il regolatore economico, su cui poi rifaremo le prove reinstallandolo, e andiamo subito a montare il nostro MPPT della DS-Tech. Ok, vediamo come collegare un regolatore solare nel nostro camper. Abbiamo l'ingresso per i pannelli solari, più e meno, la serigrafia ben scritta, e la stessa cosa vale per la batteria, più e meno. Ovviamente questi due andranno in batteria, questi due andranno sull'ingresso solare, che nel mio caso specifico vanno a degli MC4 in quella cassettina, come abbiamo visto prima, quindi attualmente non è presente né su questa linea pannelli solari né su questa linea la batteria, perché ho provveduto già a staccare i fusibili. Quindi andiamo a fare l'installazione, che è velocissima. Prendiamo il nostro bel cacciavite, cominciamo ad attaccare. Ok, a questo punto abbiamo collegato tutto. Ora vediamo gli accessori che ci hanno mandato DS-Tech. E questo è il materiale mandato con questo dispositivo per fare le prove.
Il dispositivo adesso è collegato, ora sicuramente si vede meglio il video perché c'è più sole all'interno del gavone. Qua è stato collegato, come dicevo prima, i pannelli solari, qua la batteria, quindi i collegamenti sono molto semplici. La cosa importante è metterlo il più vicino possibile al banco batterie in modo da evitare cadute di tensione tra il regolatore e la batteria stessa. Nel mio caso specifico è un regolatore, diciamo, alternativo. Quindi servirà solo per i connettori esterni, per il pannello esterno, quindi in realtà questa cosa è poco, diciamo, importante. È fondamentale però nel momento in cui andremo ad utilizzare l'MPPT con i nostri pannelli solari, quindi mettendoli il più vicino possibile alle nostre batterie. Detto questo, andiamo a vedere gli accessori. Ci è stato mandato il trasmettitore Bluetooth, praticamente. Questo è un trasmettitore che trasforma, diciamo, il nostro MPPT in Bluetooth, quindi ci permette di andarlo ad utilizzare tramite il nostro smartphone con l'applicazione dedicata. In questo modo diventa tutto e per tutto uguale al Victron, sul quale abbiamo ovviamente la sua applicazione per poter gestire per intero il nostro regolatore. Queste sono le istruzioni che andremo a guardare dopo, perché le istruzioni ovviamente vanno lette, altrimenti non ce le metterebbero. Sempre meglio leggere tutti i manuali di tutte le istruzioni. Qua ci dice che praticamente ci spiega quale è l'app da utilizzare, ci spiega tutta la modalità di connessione, ovviamente i requisiti del telefono non ci interessano, e qua invece ci fa vedere praticamente le specifiche tecniche per quanto riguarda questo, diciamo, utilizzatore. Andiamo ad installarlo e vediamo come funziona. Tecnicamente va soltanto collegato questo connettore alla porta COM, quindi ovviamente, come la trifase, il verso in cui lo inseriamo è sempre quello sbagliato, ovvio. In questo caso andiamo ad utilizzare il nostro piccolo trasmettitore Bluetooth, che possiamo anche ovviamente remotizzare, quindi se ci servisse una distanza un po' diversa da quella nella quale dovremmo installarlo, possiamo remotizzare questo dispositivo con 3 metri di cavo. A questo punto abbiamo anche il nostro display. Il display praticamente ci fa visualizzare invece i dati in locale, quindi a questo punto preferirei collegare il display. Il Bluetooth lo vedremo in un secondo momento, quindi andiamo a rimuovere il dispositivo Bluetooth e andrei ad installare il tastierino, che praticamente fa la stessa cosa, solamente che la va a visualizzare sul nostro display, quindi potremo spostare questo display in qualsivoglia posto e avremo praticamente la visualizzazione del nostro regolatore, pur essendo posizionato in un altro punto. A questo punto andiamo ad attivare il fusibile. Abbiamo già visto che sta lampeggiando, come possiamo vedere. Ci dà la tensione della batteria. Ovviamente i pannelli solari ci dà la luna, perché in realtà il pannello in questo momento non è collegato. Ora però andremo a collegare il pannello solare e vedremo effettivamente la resa di questo dispositivo. In questo caso lascerei il display qua, in modo da visualizzare in tempo reale il passaggio di corrente che ci dà il nostro pannello. A questo proposito, userei anche una pinza amperometrica, così vediamo se questa segnalazione è congrua con quella che viene immessa realmente in batteria. Andiamo a fare questo piccolo esperimento. Artlist.io. Ok, abbiamo messo i nostri pannelli solari appoggiati qua. Adesso andremo a vedere, collegando gli MC4 sul regolatore.
andiamo a vedere subito qual è la situazione. Possiamo vedere che è apparso il sole e possiamo vedere che c'è un flusso di corrente, ci fa vedere il display, non so se si vede dalla telecamera, spero di sì, che c'è un flusso di corrente che va dal nostro, diciamo, pannello alla mia batteria. Andiamo a selezionare. La selezione ci fa vedere che la batteria secondo lui è al 100%, ma questo è una litio, quindi è poco relativo, bisognerà cambiare i parametri. In questo caso andiamo a vedere che stanno entrando praticamente 6 A e 48, che non è pochissimo, perché considerate che, come vedete dai pannelli, c'è molta ombra data dagli alberi, non sono prettamente al sole. La prova del 9 la faremo più avanti, quando il sole sarà più verticale, e andremo a provare tutti e quattro i regolatori di carica facendo le differenze. Andiamo ad impostare come se fosse un regolatore di quelli standard, diciamo, le modalità per mezzo di questo tastierino, che è molto comodo. Teniamo premuto il tasto Enter. Abbiamo diverse modalità, tra cui User, 12 o 24 la selezione, diciamo, le tensioni da impostare, perché ho messo User, da qui potremmo andare ad impostare tutti i tipi di tensione. Però, visto che ci sono già dei parametri precalcolati, andiamo sempre in programmazione, lui ci lampeggia use, e con enter ci spostiamo sulle altre modalità. Quindi abbiamo user, flooded, che sarebbe batteria, diciamo, ad acido libero, SLD, che è l'acronimo, dovrebbe essere di AGM, gel, e LI, che è litio. Ora, se noi selezioniamo un parametro predefinito, lui avrà già quei valori che troviamo praticamente nel libretto di istruzioni, che è questo. Quindi qua avremo tutti i valori relativi a queste descrizioni qua. Come dicevo prima, l'acronimo SLD dovrebbe essere AGM, perché è l'unico che manca, e gli altri valori di ricarica sono questi. Vediamo dalle istruzioni che le LIFE PO 4 sono messe a 14,4 e praticamente non hanno flooded e non hanno nulla. Allora, nel mio caso, installandolo in questo sistema con dei pannelli portatili, non ci sarebbe problema. Però, visto che farò un'impostazione più stabile, andrò a fare una cosa personalizzata, dove andrò a dare le caratteristiche principali alla mia batteria in manuale. Quindi andiamo a vedere come fare. Selezioniamo Enter, andiamo sulla modalità User, selezioniamo. A questo punto ci dice 12/24, va bene perché è automatica. La modalità di equalizzazione non deve esistere su questo tipo di batterie, nel caso delle LIFE PO 4. Quindi andremo ad impostare la modalità, premendo Enter ciclicamente, ad una tensione che sia di flooded, quindi la metterò a 13,7 più o meno. Andiamo ad arrivare a 13,7, fa il giro ovviamente. Una volta impostata, andiamo con Select e ci passa a Boost, come vediamo sulla sinistra. Boost è la tensione massima, che andremo ad impostare sempre a massimo a 14,2, anzi a 14,1, che già è troppa grazia. Ok, Select, ci sposta su Float. Float, andiamo sempre su 13,6. Select e torniamo alle modalità display. Selezionando Select vediamo che ci fa vedere i volts del pannello solare. Adesso li vediamo meglio insieme, perché mi tolgo da davanti. Abbiamo praticamente in questo momento 16 volts in ingresso, che con l'MPPT li trasforma ovviamente in un amperaggio più alto. Abbiamo 13,7 la batteria, ci dice che carica al 100%, e andiamo a mettere in batteria in questo momento intorno ai 7, ai 7,4 ampere più o meno, 7 ampere e mezzo, che non è male a quest'ora, siamo praticamente di mattina, dopo i test li faremo più tardi.
siamo già, come vedete, come già sta salendo ciclicamente nel momento in cui parliamo, quindi secondo me arriveremo tranquillamente a 10 A con questi pannelli da 200 watt portatili, vi ricordo. A questo punto andremo a provare il dispositivo invece Bluetooth, qui ci fa vedere 108 watt che è l'ingresso, quindi siamo più o meno intorno alla metà del valore nominale, ma vi ripeto, l'inclinazione è tanto inclinata e il sole comunque è il sole delle 9:30 di mattina, quindi in realtà aspettiamo un pochino per fare le prove vere e proprie. Detto questo, torniamo indietro e andiamo ad installare il ricevitore Bluetooth. Ok, a questo punto andiamo a togliere il nostro display, semplicemente, ed installare il dispositivo Bluetooth. Abbiamo appena inserito il connettore e andiamo a vedere con lo smartphone la situazione. Ok, andiamo a fare la procedura insieme per la prima volta. Facciamo l'installazione. Artlist.io. Consentiamo tutto, se no, come al solito, le cose non funzionano. Ora andiamo ad aggiungere. Allora, ha trovato il nostro dispositivo con l'88%. Colleghiamoci. Questa interfaccia è l'interfaccia che noi abbiamo del nostro regolatore Bluetooth, quindi a questo punto abbiamo tutti gli ampere che arrivano dal pannello, abbiamo la possibilità di vedere voltaggi, corrente, in watt, praticamente lo stato dell'immissione di corrente in batteria e la temperatura che sta all'interno del vano, diciamo, dove è allocato il nostro regolatore MPPT. In questa modalità abbiamo la possibilità, vediamo, di fare alcune modifiche, presumo. Allora, in questo caso vediamo i settaggi. Ok, qua possiamo impostare tutto. Torniamo indietro. Abbiamo anche uno storico di quello che è successo su History. E ci fa vedere praticamente oggi e i giorni, diciamo, in agenda. Quindi possiamo vedere batteria, ricarica e scarica. Le basic info sono il device name, che non so se è possibile cambiare o personalizzare, non credo. Quindi niente, il device name non è personalizzabile. Cerchiamo qualche aggiornamento firmware selection. L'aggiornamento firmware non lo fa in automatico, bisogna andarsi a scaricare il file. Quindi lo verificheremo in un secondo momento. Quindi in sostanza, secondo me il display questo piccolino potrebbe essere, diciamo, in più, in quanto con l'adattatore Bluetooth possiamo vedere all'interno del camper direttamente al nostro smartphone, tutto il movimento del nostro regolatore, che è molto più efficace, secondo me. A questo punto andrei a fare delle misurazioni con la pinza amperometrica, vediamo se effettivamente i dati sono corrispondenti con quelli che ci dà il nostro regolatore. Sì, vediamo quanto è congruo questo sistema di rilevazione degli ampere. Mettiamo lo smartphone qua, così si vede dalla telecamera, credo, spero. E andiamo a fare le nostre misurazioni. Ci dice praticamente una corrente in entrata di 6,6 ampere. Andiamola a misurare. Intanto lo accendiamo, ovviamente, e andiamo a misurare la corrente.
Allora, in questo caso vediamo che la corrente introdotta in batteria, non so se si vede, è praticamente giusta, quindi abbiamo 7,42 e 7,11. Ci rileva una corrente leggermente più bassa, ma è meglio che ce la dà di meno che di più. Ci dice praticamente che dal solare stanno arrivando 6,6 ampere a 15,3 volts, mentre lui li sta trasformando a 13,7 volt e entrano 7,0, quasi 7,1 ampere, mentre la pinza ci sta dicendo che stanno entrando 7,38, quindi sicuramente non sarà proprio super preciso, ma effettivamente vediamo che è molto congruo con quello che è il risultato effettivo dell'introduzione di corrente all'interno del banco batterie. Ok, adesso fatte tutte le prove su questo tipo di regolatore di ST-TEC, andiamo a rimontare i regolatori, commerciali. E vediamo le differenze con la pinza amperometrica direttamente dell'uscita in batterie. Facciamo un piccolo riassunto. Torniamo con la misurazione. In questo momento stanno entrando con il DS-TEC 7,88 ampere. Andiamo a montarne un altro e vediamo. Vedete che già ho preparato il Victron qua, quindi tempi tecnici di staccare i quattro fili e andremo a provare effettivamente le differenze tra i due con lo stesso tipo di irraggiamento, come vedete. Quindi andiamo a misurare subito DS-TEC. In questo momento stanno entrando 7, no, 4 perché ci sto davanti, sposto perché sennò la posizione è proibitiva. Vado a fare ombra. Allora, come potete vedere, segna 7,35, 7,40, 7,31, via, 7, va tra i 7,40 e i 7,50. Togliamo questo e mettiamo questo. Artlist.io. Inseriamo il connettore, prima attiviamo la batteria, importantissimo prima sempre dare prima corrente dalla batteria, attiviamo il pannello, e a questo punto comincia a lavorare il nostro regolatore e andiamo a vedere la prestazione del Victron. Sette e trentotto, sette e ventotto, sette e trenta. Ok, ragazzi, possiamo vedere che effettivamente sono identiche. E 17 8 08 790 8 750 780 790 8 790 793 792. Ok, abbiamo praticamente il Victron, come vediamo abbiamo un piccolissimo 0,3 ampere su neanche, sì, un 0, adesso 4,48, un 0,4, un 0,4 ampere stabili di differenza contro il DS-TEC, più o meno. Quindi consideriamo che tutta questa differenza non c'è assolutamente, e la differenza grossa è il prezzo, ovviamente. Ora andremo però a valutare anche gli altri dispositivi. Ok, adesso andremo ad installare velocemente quest'altro dispositivo, che è quello praticamente che abbiamo, che molti di voi hanno sui loro camper,
perché è un dispositivo cinesissimo, però diciamo che sostanzialmente poi funziona. Artlist.io. Posizioniamoci sempre sullo stesso cavo e vediamo la differenza. Ok, come potete notare, stesso sole, stesso irraggiamento, anzi qualche minuto dopo, quindi dovrebbe essere molto più alto. Stiamo a 6,78 A contro i quasi 7, quasi 8 ampere, diciamo, in sostanza. In questo momento sicuramente tutti e due i regolatori, sia di S-Tech che Victron, sarebbero arrivati sopra gli 8 ampere, parliamo di qualche minuto dopo il tempo tecnico di installarlo. Quindi questo sta a 6,85 e abbiamo, considerate, 1,2 A su 8 ampere in meno. Proviamone un altro. Ok, proviamo questo, che era quello che avevo installato io proprio al volo inizialmente per fare i test. Colleghiamo subito. Questo qua è praticamente un muletto che io ho utilizzato per fare molte prove, quindi già vedete qua quei connettori quasi tagliati, mezzi squagliati, perché in realtà ho provato a fare dei test per vedere la tenuta dei morsetti con delle correnti molto alte, e come vedete non è che è retto bene, però il regolatore funziona in maniera perfetta. Andiamo ad inserire il solare. Accendiamo tutto, alimentato, inseriamo l'MC4, e vediamo che succede. Solito tester sul solito cavo, in modo da non creare differenze, e vediamo che cosa succede. Allora, guardate, questo più o meno è sui valori dell'altro. Stiamo su 6 ampere, considerate che sono passati magari altri 5 minuti, quindi il sole, le nuvole non ci sono, quindi i due regolatori precedenti, quindi DS-Tech e Victron, sicuramente sarebbero balzati sopra gli 8 ampere sicuramente. Diciamo che questo regolatore sta tirando fuori 6,49 6,70, e possiamo vedere che più o meno perdono, secondo me, almeno quasi 2 ampere su un totale di 8,5, quindi non è poca cosa, vi rendete conto da soli. Quasi 2 ampere su un totale di 8,5 ampere è tanta roba in perdita. Ora rimonterò il DS-Tech, perché terrò qua il DS-Tech. Si è appena installato il DS-Tech, potete vedere che è salito già 8,30 8,40, quindi diciamo che sostanzialmente con Victron quasi si equivalgono, e con gli altri regolatori proprio non c'è neanche termine di paragone. Sta salendo ulteriormente in questione di manciate di secondi, ma più o meno l'irraggiamento è quello che c'era prima. A fronte di tutto questo lavoro che è stato fatto dietro questa recensione, posso dire con certezza che Victron e DS-Tech, secondo me, più o meno si equivalgono come qualità, come resa, non tanto qualità come resa, come resa del solare più o meno si equivalgono. Abbiamo visto leggeri punti in più rispetto al Victron, ma in percentuale è veramente veramente poca la differenza di energia erogata.
Ora la differenziazione secondo me che va fatta è a parità di, non dico proprio identiche, ma a parità di prestazioni, la differenza sostanziale è il prezzo. Ovviamente Victron è molto conosciuto, è un prodotto di alta gamma e DS-Tech comunque secondo me è un prodotto diciamo di qualità. Quindi la decisione che dovrete affrontare voi sostanzialmente è la differenza prezzo-prestazioni, che prestazioni abbiamo visto che sono quasi uguali. Purtroppo i prezzi no, perché DS-Tech viene molto di meno, forse siamo intorno alla metà, e Victron ovviamente il prezzo è molto alto. Queste sono considerazioni che dovreste fare voi in funzione della spesa che vorrete affrontare sul vostro camper. Quindi detto questo io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto non vi dimenticate di mettere un bel like e se volete le novità selezionate la campanella per avere tutte le novità delle nuove pubblicazioni. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video!